Buongiorno a tutti, la conferenza stampa è stata indetta per fare una sorta di promemoria sul Capodanno del 2019, quindi sugli eventi che caratterizzeranno la città di Cagliari per la notte di Capodanno, quindi tra il 31 e il, del 2019 e il primo del 2020, e anche per comunicare ai cittadini e a tutti coloro che vorranno utilizzare le piazze di Cagliari per festeggiare l'ultima notte dell'anno, la prima dell'anno, quali sono le soluzioni che abbiamo attivato insieme all'azienda dei trasporti, quindi insieme al CTM, per garantire un Capodanno tra virgolette sostenibile, nel senso che ci auguriamo che ci sia l'uso meno possibile ovviamente dell'auto e l'utilizzo più possibile invece dei mezzi pubblici, per evitare il congestionamento dell'area, del centro, in particolare del largo e di via Roma, che come sapete sono le aree più interessate, dovrebbero vedere il maggior afflusso di spettatori del concerto. Io lascio poi la parola all'assessore Sorge invece per fare un attimo il quadro di quello che è la situazione che riguarda gli eventi, e poi al presidente del CTM, il presidente Porrà, l'avvocato Porrà, che invece ci spiegherà e vi spiegherà in particolare quali sono le soluzioni che sono state adottate e con quali orari, per consentire la più ampia mobilità possibile, non solo nell'area di Cagliari ma in tutta l'area dell'Interland cagliaritano. Ripeto, la cosa importante che ci preme sottolineare è che d'accordo con il CTM abbiamo cercato di potenziare il servizio di mobilità e di trasporto pubblico per consentire una maggiore accessibilità della città e un utilizzo anche più intelligente, degli spazi, dei luoghi e della viabilità. Il Capodanno si articoleranno su tre piazze cittadine che insistono su tutti e quattro i quartieri storici della città. La piazza principale sarà appunto Piazza Jenne e il Largo Carlo Felice, a cavallo appunto tra il quartiere di Stampaccio e quello della Marina, mentre le due piazze ulteriori saranno Piazza San Giacomo nel quartiere di Villanova e Piazza Santa Croce nel quartiere di Castello. In tutte e tre le piazze l'inizio dello spettacolo è previsto per le ore 22:30, con la performance del cantante o del gruppo principale, che si concluderà appunto alle 0:10. Superando quindi la mezzanotte, a cui seguiranno in tutte e tre le piazze i DJ set, che dalle 0:10 giungeranno fino alle 1:30 del mattino. Dal molo di Ponente quest'anno abbiamo voluto introdurre una novità, che è quella appunto dello svolgimento dello spettacolo di fuochi d'artificio, che avrà inizio alla mezzanotte in punto e durerà per 15 minuti. E abbiamo voluto tenere nella giusta considerazione chi possiede e detiene appunto animali, e abbiamo prenotato e organizzato dei fuochi di artificio il meno rumorosi possibili, perché era giusto e corretto anche salvaguardare tutti coloro che hanno appunto degli animali in casa e che hanno manifestato tante problematiche con animali che erano terrorizzati dai botti e dai fuochi di artificio, che negli anni scorsi non erano stati previsti, ma abbiamo voluto riproporre questo spettacolo pirotecnico, che è un'immagine per la città. Quindi, riepilogando, in Piazza Jenne l'artista principale Vincio Capossela, col DJ Nicola Musu il DJ set. In Piazza San Giacomo l'artista è Mambo Django, un gruppo musicale jazz fusion come genere musicale, e come DJ set Foxy ed Henry. Nel programma di Piazza Santa Croce invece l'artista è Smash Hits, un gruppo musicale, una cover band con musica pop e dance internazionale, e il DJ Beto San, e il DJ set che concluderà appunto la manifestazione del programma appunto di Piazza Santa Croce. Tutti, grazie signor Sindaco per i ringraziamenti, ma era un dovere da parte della nostra azienda venire incontro alle esigenze del Comune di Cagliari, ma non solo del Comune di Cagliari, ma anche di tutti gli 8 comuni gestiti da CTM. Come ha detto l'assessore Sorgia, per la notte del 31 sono previsti degli eventi importanti, il concerto di Vinicio Capossela e altri eventi correlati nelle piazze della città, che sicuramente porteranno un gran numero di persone provenienti
dalle aree della città metropolitana e anche moltissimi turisti. Quindi abbiamo predisposto questo servizio speciale per la notte del 31 dicembre. Sarà un servizio rivolto non solo alla città di Cagliari, ma anche a tutti gli 8 comuni, come detto, serviti da CTM. Quindi attraverso le circolari interne sarà servita la città di Cagliari, le circolari esterne serviranno Quarto, Quartuccius, Largius e Monserrato, la litoranea arriverà sino a Flumini e la linea 9 servirà Elma, Sassemine e Decimomannu. Le frequenze delle circolari interne saranno di 40 minuti, quelle esterne di 30 minuti e la litoranea e la linea 9 avranno una frequenza di un'ora. Come tutti sapete, il servizio CTM nella notte del 31 cesserà il servizio ordinario alle 21.30, ma alle 22.30 ripartiranno le circolari, la litoranea e la linea 9. L'ultima corsa del servizio è prevista tutte da Piazza Matteotti alle 3.30 del mattino. Tutti i nostri percorsi ovviamente sono visibili nella mappa che abbiamo predisposto, sono visibili nel nostro sito CTM e sono visibili anche nella nostra app Busfunder, che darà anche gli orari di passaggio in tempo reale. È una cosa molto importante, abbiamo anche previsto, che questo era molto importante, la presenza delle guardie giurate all'interno di ogni singola autovettura, ogni mezzo, che avranno il compito di assicurare la sicurezza sia dei nostri conducenti ma anche dei passeggeri, e avranno anche la possibilità di vendere i biglietti a bordo con una piccola maggiorazione, come previsto peraltro dalla legge regionale, di 50 centesimi. In ogni caso, anche per la notte saranno validi tutti i titoli di viaggio e gli abbonamenti compresi. Spero quindi che tutti i cittadini usufruiscano di questo servizio notturno, lasciando le proprie autovetture a casa o nei parcheggi di scambio intorno alla città, che sono numerosi, e possono recarsi al centro di Cagliari per godersi della notte di Capodanno e gli spettacoli correlati con più tranquillità anche nel rientro a casa. Grazie.